Ciao ragazzi! Avete visto qua? Mi sono messo in un bel posticino oggi, Ho trovato questo caminetto che non è tanto lontano dalla stalla dove col mio amico mungitore stiamo qua a dormire, lo sapete, no? Per via di questo virus, per non venire a casa e infettarvi tutti, io sono rimasto qui a lavorare in questi paesi e alla sera mi trovo sempre col mungitore qua, a parlare un po' e a dormire. E abbiamo trovato questa bella stanzetta con questo caminetto, è proprio bello. Voi come state? Oggi avete studiato? Per fortuna che oggi qua questo virus ha fatto un po' più il buono e abbiamo potuto interessarci non soltanto degli ospedali, ma anche di quanto latte hanno fatto le mucche oggi. E che latte, ragazzi, ne ho provato un sorso, che è una bontà. Vabbè, come al solito, io vi chiamavo per raccontarvi una bella fiaba di Rodari, eh? E spero che vi piaccia. Questa sera, per andare un po' fuori dalle solite tematiche, ho pensato al mare, ho pensato al mare. E allora voglio raccontarvi la fiaba di Alice Cascherina. Allora, Alice era una bella bambina che, quando andava con la mamma in riva al mare per prendere il sole e fare il bagno, si innamorava così tanto di quel posto che non voleva più tornare a casa. Anzi, le era venuto il desiderio di trasformarsi in un pesce, di vivere sempre nel mare. Pensate che quando lei arrivava a casa alla sera si guardava le spallucce per vedere se per caso le fossero spuntate le pinne. Pensate, invece, tranne un po' di chicchi di sabbia, non c'era niente, granellini di sabbia. E allora era un po' avvilita. Ma un mattino, che si era svegliata presto e aveva visto che la mamma dormiva bella tranquilla, si era cambiata ed era corsa giù presto alla spiaggia. Il sole era sorto da pochissimo e c'era già però là il figlio del pescatore. Lei lo conosceva, un bel ragazzone, che metteva a posto i ricci di mare su uno scoglio. Ciao, dice Alice. Ciao Alice, come stai? Bene. E beato te, che sei sempre qui al mare. Ma sai come mi piacerebbe diventare un pesce? Ma Alice, è facile, vuoi vedere? Te lo dimostro. Si toglie la camicia, il figlio del pescatore, e si tuffa in mare. Beh, dopo un po', Alice guarda e più in là, nell'acqua, vede dei grandi zampilli e emergere chi? Un delfino bellissimo che si mette a fare delle capriole tra tanti zampilli stupendi. E facendo capriole e i suoi giochi nell'acqua si era avvicinata a lei sulla spiaggia, fino ad andare a giocarle tra i piedi. Ma Alice mica aveva paura, lei i pesci li amava, poi il delfino era proprio un pesce molto gentile. Dopo un po', il delfino, quasi a salutarla, si era allontanata pian piano ancora nel mare e con un'altra capriole e un grande zampillo era sparito sotto nel mare. Dopo qualche tempo, ecco che arriva a nuoto il figlio del pescatore. Alice, hai visto? È facile, provaci anche tu. Ma, dice Alice, sai, non sono tanto sicura di riuscirci, ma prova, dai, vedrai che riesci. Allora Alice, anche lei, si tuffa nel mare e glu 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 va sotto e guarda tutte quelle bellezze che c'erano sotto nel mare. Anche se era un po' buio, poi si era fatta l'occhio. Come le sarebbe piaciuto diventare una stella marina, per esempio. Scendendo però, fin sotto al mare, era andata a cascare proprio nella bocca aperta di una grande conchiglia, che si era messa proprio in quel momento a sbadigliare e aveva aperto le due parti della bocca, che si chiamano valve,
Così lei era cascata proprio in mezzo. Dopo un po', però, la conchiglia, stiracchiandosi tutta, aveva pian piano chiuse le valvie. E lei, l'Alice, era rimasta sotto. Che silenzio, che pace. E se fosse diventata una sirena, come nei tempi antichi, tutti quei racconti che si facevano, che bellezza, che pace là sotto. Però, man mano che il tempo passava, le cominciava a venire in mente la mamma, che forse a quell'ora si era già alzata e si era messa a cercarla per casa, preoccupata di non trovarla. La mamma le voleva bene e il papà, che quella sera, che era sabato, dopo tutta la settimana che passava in città a lavorare, arrivava a casa per stare insieme a loro, insieme alla famiglia. E loro, il papà e la mamma, lei lo sapeva, dice, le volevano tanto, ma tanto bene. E no, anche se sotto nel mare le piaceva, non poteva restare lì. E allora, con un grande sforzo, con le mani e i piedi, riesce ad aprire la conchiglia e wuff, fuori si mette a nuotare finché arriva sua galla. Raggiunge la riva, si asciuga un po', si guarda intorno, il figlio del pescatore è sparito. Quasi fosse stato un sogno. Eppure c'era stato qualcosa. Sì, c'era stato quel momento che lei era andata sotto nel mare. Però aveva deciso di non dirlo a nessuno quello che era successo. E così, pian piano, si era tornata a casa dalla mamma e dal papà, che dopo poche ore sarebbe tornato dalla città. Ecco, bambini, questa era la bella fiaba di Alice Cascherina. Spero che vi sia piaciuta. Adesso, in questi giorni, magari fra un paio di giorni, ne preparo un'altra, ma di quelle belle, eh? E spero che anche quell'altra vi piacerà, eh? Voi bambini, mi raccomando, studiate però, perché io sono qui, che sono qui in mezzo a mucche e campi, ma voi là a casa, i libri, guardateli, mi raccomando, che lo chiedo la mamma se fate i bravi, eh? Ciao bambini, buonanotte, ciao, ciao!